Allora, avete già avuto la definizione lunedì, se non ricordo male, di che cos'è il drug repositioning, quindi ovviamente non entreremo né nel dettaglio né nella disquisizione tecnica di cosa si intende per drug repositioning perché è già stato fatto. Per quanto riguarda il discorso farmaci adrenergici, questo aspetto è piuttosto, in un certo senso, inusuale. Perché classicamente qui c'è qualcuno che opera in ambito clinico e quindi può, come dire, dare conferma di questo. Classicamente i farmaci adrenergici, probabilmente proprio per il loro ottimo indice terapeutico, sono ampiamente utilizzati anche in altri ambiti senza che questo li abbia classificati poi in questi ambiti, o meglio, senza che poi siano state date delle indicazioni sul famoso foglietto illustrativo, quello che i medici chiamano il bigino, di altre indicazioni in questo campo. I farmaci adrenergici sappiamo essere utilizzati in molti ambiti, prima di tutto nell'ambito cardiovascolare, sicuramente nell'asma e in disturbi anche che riguardano il sistema nervoso centrale, ma anche nell'ultimo decennio, diciamo. Un ambito abbastanza all'inizio considerato inusuale dell'utilizzo dei farmaci adrenergici è quello del dolore, in particolare il dolore neuropatico. Sono moltissimi i farmaci adrenergici ampiamente utilizzati in terapia, sia agonisti che antagonisti. Le catecolamine stesse, la noradrenalina, l'adrenalina e la dopamina, abbiamo già avuto occasione di parlarne. Quando abbiamo parlato di queste sostanze per l'azione sui loro recettori, abbiamo detto che sono utilizzate in terapia, in ambito cardiovascolare e non solo. Agonisti adrenergici, per esempio, sono in prima linea nella terapia dell'asma. Quindi sicuramente sono sostanze note al medico, così come è noto l'uso abbastanza ampio di farmaci agonisti e antagonisti adrenergici, soprattutto nel primo ambito di utilizzo, che è stato l'ambito cardiovascolare. Inizierò proprio con questo aspetto, per quello che è, come dire, l'uso noto di farmaci che agiscono nell'ambito cardiovascolare e di quello che è un possibile utilizzo al di là di quella che è la prima indicazione terapeutica. Sappiamo che il cuore è innervato dall'orto e dal parasimpatico. Abbiamo già detto, quando abbiamo parlato dei recettori adrenergici, che il parasimpatico attraverso l'azione dei recettori B, scusate, il parasimpatico attraverso l'acetilcolina, attraverso il parasimpatico e la presenza dei recettori muscarinici, esercita un tono di tipo inibitorio sul cuore. Altrettanto, il tono è prevalentemente inibitorio sulla muscolatura liscia vasale. Al contrario, l'orto simpatico attraverso i beta recettori sul cuore e attraverso gli alfa, ma anche in misura minore i beta sui vasi, ha un tono prevalentemente di tipo eccitatorio. Sappiamo quindi che se si vuole controllare, diciamo così, la funzione cardiaca, i farmaci ampiamente utilizzati, sia come stimolanti della muscolatura e della funzione cardiaca che come inibenti, sono farmaci che hanno come target prevalentemente il recettore beta 1. L'altro giorno, quando abbiamo parlato dei recettori adrenergici, abbiamo discusso della scoperta di questi recettori, di quali sono stati i primi farmaci introdotti, e tra questi sicuramente il propranolol, come questo da quando è entrato nell'uso clinico ha cambiato completamente, diciamo così, la vita e dei pazienti che soffrono di patologie cardiovascolari, ma anche del clinico che finalmente ha avuto a disposizione un armamentario terapeutico per intervenire a questo livello. Ma il propranolol è anche un ottimo esempio di un classico farmaco che non ha solo l'effetto antipertensivo e anche poi antiaritmico che è stato ampiamente descritto, ma ha altri effetti sulla muscolatura cardiaca. Quindi diciamo che a livello cardiaco noi possiamo avere beta antagonisti, appunto il propranolol è il capostipite, ma poi sono arrivati tutti gli altri, beta agonisti, alfa 2 agonisti, abbiamo parlato della clonidina. Alfa 1 antagonisti nell'ipertensione a livello della muscolatura dei vasi o alfa agonisti ovviamente nel trattamento del problema opposto, l'ipotensione. Quindi i recettori alfa 1, alfa 2 e beta 1 sono bersagli di classi di farmaci ampiamente utilizzati nell'ambito cardiovascolare. Ma possono questi farmaci essere utilizzati sempre nello stesso ambito anche per altri motivi? Nel senso che l'effetto dei beta bloccanti o degli alfa 1 agonisti antagonisti si limita solo a quello che sappiamo oggi, cioè essere farmaci antiipertensivi e antiaritmici o antiipertensivi per il tratto vasale e quindi per abbassare la pressione.
Questo lavoro è uscito questa primavera ed è un classico esempio di come i farmaci che agiscono sul sistema adrenergico possono avere degli effetti che vanno al di là di quella che è la loro classica indicazione terapeutica. Ritorna la parola magica stress di cui avete parlato, di cui abbiamo sentito parlare in maniera così eccellente stamattina dalla professoressa Businaro, quindi io sicuramente non vi starò a replicare quali sono gli effetti positivi e negativi dello stress, perché anche qui e soprattutto in ambito cardiovascolare, come la professoressa Businaro ci ha spiegato, lo stress può avere un ruolo positivo ma anche un ruolo negativo. Se si distingue tra stress acuto e stress cronico, le cose cambiano notevolmente. Al di là di quale sia stata, diciamo così, tra virgolette, la causa dell'induzione dello stress, è evidente che lo stress è correlato, e ci sono indagini epidemiologiche, studi clinici molto vasti, che vanno su numeri anche molto elevati di pazienti, 20-30 mila soggetti per i diversi tipi di studi, che hanno dimostrato come lo stress sia in grado di indurre un danno della muscolatura cardiaca, quella che viene classicamente definita cardiomiopatia. Come questo avviene? È stato ampiamente descritto il ruolo dell'asse ipotalamo-ipofisi sul rene, della produzione aumentata di noradrenalina da parte del sistema nervoso centrale o di una produzione massiccia di adrenalina dalla periferia, e comunque sia questa alterazione di presenza e di contenuto di catecolamina a livello della muscolatura cardiaca possa indurre un danno a livello del miocardio. Questo lavoro è uscito invece qualche anno fa ed è stato forse, credo, il primo, se non ricordo male, in cui si è dimostrata una diretta correlazione tra un evento acuto, l'infarto del miocardio con conseguente morte del paziente, e un'analisi immunoistochimica del diretto correlato dell'espressione dei recettori beta-adrenergici. In questa immagine potete vedere come... Ecco, questa è la localizzazione dei recettori beta-adrenergici in marrone sulla muscolatura, sul tessuto del miocardio, e questo sono invece il LURA presente alle cellule apoptotiche. È difficile fare il confronto, però vi garantisco che il calcolo, cioè le immagini sono state valutate da un punto di vista anche, come dire, di localizzazione numerica, ed è stata vista una corrispondenza perfetta di sovrapposizione tra le cellule apoptotiche e la presenza dei recettori beta-adrenergici. In questo caso, tra l'altro, l'espressione dei recettori era molto superiore a quella di un miocardio, diciamo, di un individuo morto per altra causa. Ovviamente bisognava aspettare l'indagine autoptica. Questo fatto quindi, diciamo, al di là delle altre, di quello che abbiamo visto prima, del ruolo dei beta bloccanti di cui si parlava prima, è stato una delle prime, come dire, evidenze dirette della aumentata presenza di recettori beta adrenergici in seguito a un danno indotto da stress, e che può in certo senso essere una delle ipotesi corroboranti a favore del fatto che i beta bloccanti possono avere un'efficacia terapeutica al di là del fatto che abbassano, tra virgolette, semplicemente la pressione. Quindi lo stress può indurre tessuto danno d'organo attraverso il coinvolgimento delle catecolamine. Le catecolamine in questo caso, appunto, possono avere un ruolo sia diretto per azione ossidativa a livello del tessuto del miocardio, ma anche un ruolo per azione attraverso i recettori beta-adrenergici, che è quello classicamente di modificare, diciamo così, il tono della muscolatura del miocardio. Di conseguenza, i beta-bloccanti potrebbero essere degli ottimi candidati nel ridurre il danno d'organo indotto da stress. Ma le catecolamine fanno anche altro. Come abbiamo visto e come ci ha detto stamattina la professoressa Businaro, praticamente non c'è tessuto del nostro organismo in cui le catecolamine non facciano qualcosa. È un ambito in cui sono state ampiamente studiate, sia in positivo che in negativo, quindi sia per i loro effetti fisiologici che per gli effetti patologici, sicuramente l'angiogenesi. L'angiogenesi, soprattutto a livello cardiovascolare, sapete che può essere considerato un'arma a doppio taglio. Nel tessuto infartuato l'angiogenesi può avere un ruolo positivo,
rivascolarizzazione, quindi riperfusione dei tessuti danneggiati. Se parliamo invece di placca aterosclerotica, l'angiogenesi sicuramente non è vista come una bilancia positiva, semmai come una bilancia negativa. Nella placca la neoangiogenesi o la neovascolarizzazione correla direttamente con l'instabilità di placca, quindi la rottura, il rischio di trombi e quindi condizioni sicuramente non favorevoli a una sopravvivenza dell'individuo. Cosa c'entrano le catecolamine con l'angiogenesi? Uno dei modelli più vecchi in cui si è dimostrata, diciamo, la diretta correlazione tra catecolamine e angiogenesi è sicuramente il modello del danno indotto dell'angiogenesi indotta da isoproterenolo e del danno indotto dall'isoproterenolo nel tessuto del miocardio. In questo caso potete vedere per esempio come in un tessuto normale non ci siano queste macchie, diciamo così, che vengono essere considerate, sono l'evidenza istochimica, immunoistochimica, sarebbe molto più brava la professoressa Businara a spiegarlo, del danno indotto da isoproterenolo. Ma come se non bastasse, questo correlato istochimico è direttamente proporzionale anche all'aumentata presenza a livello sierico dei markers che sono indicativi di un danno del miocardio. Ma sappiamo che il cuore e i vasi, in particolare a livello circolatorio, l'endotelio ha un ruolo importante, importante in tutti i sensi, sia perché fisiologicamente l'endotelio è la prima delle barriere che le cellule immunitarie incontrano per non stravasare, per non finire nei tessuti, sia perché comunque l'endotelio è un regolatore dell'angiogenesi, della non angiogenesi e dell'attivazione delle cellule del sistema immunitario. Le catecolamine c'entrano qualcosa con l'endotelio? Sì, la risposta è sì. In questo modello, che è un modello animale, mi sono dimenticata di dire all'inizio che in questa trattazione non farò un po' diverso rispetto a come l'ha fatto il professor Cosentino l'altro giorno, non porterò evidenze, diciamo, di cambiamento nel foglietto illustrativo e indicazioni specifiche riguardo all'utilizzo dei farmaci beta-adrenergici, ma vi porterò delle evidenze cliniche e sperimentali su quella che può essere una nuova visione di questi farmaci. In alcuni casi il foglietto illustrativo per alcuni di questi farmaci è già cambiato e ci sono delle indicazioni specifiche, vedremo qualche esempio. Negli altri casi sono, come dire, delle visioni un po' alternative, chiamiamole così, che soprattutto per voi giovani potrebbe essere lo spunto per vedere questi farmaci sotto una luce nuova, diversa e con, come dire, una visione di maggior respiro rispetto a quello di considerarli strettamente correlati a un solo ambito patologico nella maggioranza dei casi. Questo è un altro esempio in cui, per esempio, vedete che questo è uno studio fatto su, se non ricordo male, è così, su topi. I topi resi knockout per il recettore beta 2 adrenergico, perché il problema qui è che si usava l'isoproterenolo, che sapete essere un agonista non selettivo dei recettori adrenergici, quindi non si sarebbe potuto discriminare su quale recettore fosse coinvolto. In studi precedenti questo gruppo di ricerca aveva già escluso il ruolo del beta 1 nel discorso angiogenesi, aveva parzialmente escluso il ruolo dei beta 2, tra poco vedremo il ruolo dei beta 3, scusate, poi tra poco vedremo perché, e quindi si sono focalizzati sui recettori beta 2. Cosa hanno fatto? Hanno visto che il tessuto, l'endotelio stimolato era in grado di indurre la classica formazione dei vasi, che nei topi knockout l'isoproterenolo non faceva niente, nei topi wild type invece induceva l'angiogenesi, e altrettanto nei topi knockout questo danno era inferiore. E infatti questo potete vederlo graficamente, il grafico e il correlato rispetto al discorso immagine di morfologia. Quindi un primo un primo esempio del fatto che l'effetto dell'isoproterenolo è legato alla presenza del recettore beta 2 adrenergico. Quindi qualche anno dopo, rispetto a quel lavoro che è uscito nel 2011, è uscito questo lavoro in cui ipotizzano
un effetto positivo degli agonisti adrenergici, in particolare del recettore beta 2, nello stimolare l'angiogenesi. Sappiamo tutti che i beta 2 sono principalmente, anzi, il principale uso in terapia dei beta 2 agonisti è quello dell'asma. Quindi, cosa c'entra l'asma con l'angiogenesi? Sembrano due mondi molto lontani, probabilmente lo sono, perché nell'asma il problema angiogenesi è l'ultimo dei problemi dei medici che si occupano d'asma. Il problema che hanno i medici che usano invece gli agonisti beta-adrenergici nell'asma è quello di limitare gli altri effetti collaterali, soprattutto a livello cardiaco e a livello vascolare. Ma, come abbiamo detto prima, è anche vero che l'angiogenesi può essere un'arma a doppio taglio nelle patologie cardiovascolari. Intanto, in questo caso, le evidenze sono a favore di un ruolo proangiogenico del beta 2 agonisti. Ma sull'endotelio si è dimostrata la rilevanza funzionale non solo dei recettori beta, ma anche dei recettori alfa. In questo caso, questo studio è uscito un po' più vecchio, ne è seguito qualcun altro, poi in realtà sono stati pochi gli studi che sono seguiti dopo sul ruolo degli alfa agonisti o antagonisti nella modulazione della proliferazione endoteliale. Ancora una volta, queste sono cellule endoteliali umane, sono IUVEC, che sono state stimolate, sono state messe in condizione di proliferare, migrare e formare vasi, quindi le diverse funzioni che sono, come dire, alla base dell'angiogenesi. E cosa si è fatto? Si è valutato l'effetto delle sostanze agonisti e antagonisti adrenergici sia in condizioni cosiddette basali, quindi nelle cellule senza stimolo, che nelle condizioni di stimolo. La cosa che è evidente è che, per esempio, la doxazosina, antagonista alfa 1, aumenta la proliferazione, ma solo, che è questo qui il nero, aumenta la proliferazione soltanto nelle cellule che sono state messe in una condizione di stimolo, mentre l'agonista non selettiva, ancora una volta, invece l'agonista non fa un granché sulla proliferazione. Altrettanto si è visto che l'effetto non è presente soltanto a livello di proliferazione, ma anche a livello di chemotassi e di formazione di vasi. L'effetto della doxazosina qui è molto evidente e si vede molto bene. Perché vi ho messo questa immagine? Per ricordarci però che appunto l'angiogenesi a livello cardiovascolare non è necessariamente una cosa positiva. Abbiamo parlato prima del tessuto ischemico e lì possiamo considerarlo un aspetto positivo. Questi invece, anche se si vede male, mi spiace, è un'immagine ottenuta al microscopio a scansione elettronica, in cui questa è una placca carotide umana, in cui si possono vedere questi buchi che sono neovasi. Se vi ricordate, abbiamo detto, e lo sapete benissimo, che l'angiogenesi a livello invece della placca aterosclerotica non è un aspetto positivo. Quindi, quando parliamo di alfa agonisti che downregolano l'angiogenesi in condizioni particolari come la condizione di ischemia, o gli alfa antagonisti che possono essere proangiogenici, non possiamo non considerare in quale condizione andiamo ad operare. Per restare in ambito cardiovascolare, una patologia sicuramente diffusa e di cui vi ha parlato la professoressa Businaro stamattina, aterosclerosi come condizione patologica con diversi fattori di rischio, le catecolamine hanno qualcosa a che fare con l'aterosclerosi. Vi è stato detto stamattina dell'origine dell'aterosclerosi in generale, dell'origine o meglio del ruolo scoperto dell'infiammazione nel corso, ormai possiamo dire, degli ultimi due secoli. Mentre prima l'infiammazione era considerata uno stato acuto dell'organismo, una reazione di difesa nei confronti di diverse condizioni, quali che siano, l'insulto termico, l'insulto infettivo, l'insulto fisico, quale che sia, oggi dell'infiammazione sappiamo, e sono stati scritti trattati a proposito, che l'infiammazione la si può considerare praticamente alla base di quasi tutte le malattie, soprattutto quelle croniche. È stato ampiamente detto in tutti questi giorni, sicuramente, del ruolo dell'infiammazione della conseguenza dell'alterazione del sistema immunitario, che porta appunto al passaggio dell'infiammazione da uno stato acuto a uno stato cronico, come la cronicizzazione di questo stato si possa riflettere negativamente sulle diverse funzioni dei vari organi, come questo possa poi, non sempre, ma possa essere una causa di esacerbazione di una malattia.
Altrettanto questo è vero nell'aterosclerosi. Quando si parla di fattori di rischio di rischio nell'aterosclerosi, in passato il primo fattore di rischio era l'LDL, aumento del colesterolo, il fumo, ovviamente l'età, la vita sedentaria, i fattori genetici come per esempio il diabete ed altri, ma l'infiammazione non compariva, così come non compariva lo stress. Oggi tra i fattori di rischio sono stati inseriti sia lo stress, che rende ragione del perché dei morti per infarto più della metà non ha il colesterolo alto, e altrettanto buona parte dei pazienti che hanno un colesterolo alto non hanno patologie, soggetti che hanno il colesterolo alto non hanno patologie cardiovascolari, quindi il colesterolo non può essere l'unico imputato. Altrettanto soggetti che hanno un'iperlipidemia familiare o soggetti che hanno un diabete anche di primo tipo non necessariamente sviluppano patologie cardiovascolari severe, mentre è molto più comune vedere che soggetti che hanno un livello di stress molto elevato hanno la pressione alta e hanno tutta una serie di altri fattori. Tra questi fattori c'è anche la formazione di placche aterosclerotiche. Soggetti che non hanno il colesterolo alto hanno la placca aterosclerotica a livello carotideo, a livello femorale e così via. Perché questo? Sicuramente non c'è una risposta chiara, perché come si diceva prima si parla di fattori di rischio. Non c'è una correlazione assoluta e diretta, ma possono essere dei fattori che predispongono. E le catecolamine e l'aterosclerosi un qualche ruolo ce l'hanno. Per esempio, questo studio che è stato fatto, se non ricordo male, credo su più di 20.000 soggetti, ha dimostrato come un'alterazione del tono simpatico e parasimpatico possa portare a un'aumentata dimensione, diciamo così, della placca. Queste sono la misura delle placche aterosclerotiche, questo è il tono parasimpatico. Tanto più si riduce il tono parasimpatico, tanto più è alto, o meglio è grossa la placca. Quindi una disfunzione autonomica può promuovere la formazione, quindi l'alterazione, diciamo così, della struttura fisiologica dell'endotelio e la formazione di placche aterosclerotiche. Ma questo ha ancora una relazione con le catecolamine? Abbiamo parlato, io vi ho fatto vedere che esistono i recettori adrenergici sulle cellule immunitarie, e le altre lezioni che ci sono state in questi giorni vi hanno ampiamente, come dire, convinto del fatto, se ne avevate bisogno, che i recettori adrenergici sulle cellule immunitarie non ci sono lì per caso, ma una qualche funzione la svolgono. Se i recettori ci sono è perché qualcuno su quei recettori o qualcosa su quei recettori va ad agire, se quei recettori sono presenti su specifiche cellule vuol dire che in quelle cellule quel mediatore che su quel recettore agisce una funzione la esplicherà. Se poi la funzione è positiva o negativa dal nostro punto di vista è un altro discorso. Questo lavoro che è uscito nel 2003, quando ancora non erano venuti fuori tutti i nuovi beta bloccanti, aveva già ipotizzato che l'effetto dei beta bloccanti, ne abbiamo parlato all'inizio, quando ho iniziato a parlare di cardiovascolare, aveva ipotizzato già allora che il ruolo dei beta bloccanti positivo a livello nei pazienti che hanno patologie cardiovascolari non poteva essere ricondotto unicamente alla capacità di questi farmaci di abbassare la pressione arteriosa, ma che probabilmente i beta bloccanti avessero un ruolo positivo, soprattutto antiaterosclerotico, per tutti gli effetti diretti delle catecolamine a livello tissutale, che non è solo quello del tessuto del miocardio. Questo studio è andato un po' oltre e ha dimostrato che, per esempio, i pazienti in trattamento cronico con metoprololo hanno una probabilità di andare incontro ad eventi negativi, dove per evento negativo sono tutti quelli gravi del miocardio, prima di tutto l'infarto, di gran lunga inferiore rispetto ai pazienti trattati con altri farmaci. Quindi, come per dire, il ruolo dei beta bloccanti può andare un po' al di là, non solo nell'immediato abbassando la pressione, ma agendo anche a diversi altri livelli. Abbiamo accennato al fatto che le cellule immunitarie sono attori importanti nelle patologie cardiovascolari,
perché i recettori adrenergici sono presenti sulle cellule immunitarie, che di conseguenza loro possono essere implicati in molti degli effetti che si osservano, sia quelli positivi che quelli negativi. Questo lavoro, giusto per dire che non è una scoperta di questi ultimi anni, dove in quest'ultimo periodo soprattutto quella che si chiama neuroimmunologia sta andando anche molto di moda. Questo è un lavoro del 1985, quindi sono passati ormai 30 anni, quando questi signori videro che nei soggetti ipertesi l'espressione dei recettori beta-adrenergici sui neutrofili, e nell'85 vi garantisco che nessuno collegava i neutrofili alle patologie cardiovascolari, l'espressione dei recettori beta-adrenergici sui neutrofili era maggiore, era significativamente più alta rispetto ai pazienti che non avevano, nei soggetti ipertesi rispetto ai pazienti che non soffrivano di ipertensione, soprattutto quelli che rispondevano alle beta bloccanti. Quindi un farmaco che agisce sulla muscolatura cardiaca, modificando il tono, ha anche un effetto sulle cellule immunitarie, modificando addirittura l'espressione, la numerosità recettoriale. Quindi questo però, diciamo, uno potrebbe dire era scontato: se si usano in ambito cardiovascolare da tanti anni e i pazienti alla fine stanno relativamente meglio rispetto a prima, vuol dire che l'effetto può essere abbastanza globale, non solo limitato al muscolo cardiaco, ma anche appunto all'endotelio, alle cellule immunitarie che contribuiscono alla formazione della placca. Forse sono stati proprio questi i primi studi che hanno portato ad andare a valutare se invece i farmaci adrenergici potessero avere degli effetti anche diversi al di fuori dell'ambito cardiovascolare. Un altro uso abbastanza diffuso dei farmaci adrenergici, come si diceva, è l'asma, soprattutto gli agonisti adrenergici. Questo lavoro, mi spiace, ho solo l'abstract perché è appena uscito e non ho potuto trovare il lavoro ancora in extenso, parla di farmaci che agiscono sulle vie adrenergiche, ma in un ambito un po' differente, come antinfiammatori. Perché possono avere un ruolo che è quello di agire sull'infiammazione? Sappiamo che l'infiammazione è alla base, l'abbiamo detto prima, di diverse patologie. È uno dei processi che è alla base, per esempio, delle patologie croniche del tessuto renale. È stato dimostrato, sia nell'uomo che nel modello animale, che in pazienti che hanno disturbi, un'infiammazione cronica del rene, c'è un'alterazione di diversi recettori adrenergici, compreso i recettori alfa-2. Questi signori cosa hanno fatto? Hanno preso dei topi knockout per il recettore alfa-2 adrenergico e sono andati a vedere cosa succedeva. Hanno indotto uno stato infiammatorio in questo animale e cosa hanno visto? Hanno visto che le citochine proinfiammatorie, come il TNF-alfa e il TGF-beta, che nel rene ha un ruolo importante perché l'aumentata presenza di TGF-beta è correlato non positivamente con il decorso della malattia, almeno nel modello animale, così come alcune altre chemochine sono diminuite nei topi che erano knockout per il recettore alfa-2. Hanno anche ipotizzato da questo punto di vista che il recettore alfa-2, se non c'è il recettore e il decorso infiammatorio si riduce, probabilmente le catecolamine attraverso l'alfa-2 in questo caso sembrano avere un ruolo negativo, cioè di favorire l'infiammazione. Alla fine hanno concluso che in questo modello hanno visto anche un'aumentata infiltrazione di macrofagi, quindi le cellule del sistema immunitario che proprio cambiano, oltre che capacità di produrre mediatori, ma anche capacità di migrare nel tessuto infiammato, una maggiore presenza di macrofagi nei topi knockout. Quindi cosa hanno concluso? Che il recettore alfa-2 potrebbe essere un buon bersaglio, in questo caso come per farmaci che possono avere un ruolo di bloccare questo recettore e quindi di migliorare l'outcome in questa patologia. Il modello animale è sempre, forse da un punto di vista più facile, per comprendere quali possono essere i meccanismi che poi portano a quello che noi vediamo come danno d'organo o come cronicizzazione di una malattia. In questo caso, per esempio, è stato visto che le catecolamine, appunto, la noradrenalina ma anche l'adrenalina e gli agonisti sintetici
sono in grado di modificare la capacità delle cellule immunitarie e di produrre mediatori dell'infiammazione. È stato detto tanto in questi giorni su questo, si è parlato di cellule, diciamo così, un pochino più importanti, come le cellule dell'immunità acquisite, è stato detto tanto sulle Treg, sulle CD4, CD8, ma anche i macrofagi e i neutrofili fanno la loro parte in questo caso. Qui ci sono i macrofagi di topo, che sono, le TH1, i monociti, che sono stati stimolati con LPS. L'LPS è il classico stimolo che si usa in laboratorio, soprattutto quando si hanno cellule sia di origine umana ma anche il modello animale, per indurre uno stato infiammatorio. In seguito all'aggiunta di LPS, le cellule del sistema immunitario, quale che siano, aumentano la produzione delle citochine proinfiammatorie. In questo caso la citochina misurata è l'IL-1-beta, avete sentito parlare del ruolo importante dell'interleuchina 1-beta in tutte le malattie croniche, il tumore in primis, l'LPS aumenta, lo stimolo con l'LPS porta ovviamente a un aumento della produzione di interleuchina 1-beta. Quando si aggiunge il fenoterolo, agonista beta, La sintesi di interleuchina 1-beta è notevolmente ridotta nonostante ci sia l'LPS. Un'evidenza abbastanza chiara ed esplicita che il fenoterolo riduce la reazione infiammatoria indotta da uno stimolo. Come hanno capito che era sicuramente beta-2 l'effetto? Semplicemente andando a livello del sistema di trasduzione sono andati a bloccare il sistema, la cascata a livello del recettore beta-2, quindi in presenza dell'arrestina di tipo 2, l'effetto del fenoterolo non è più osservato. Quindi c'è un effetto diretto a livello recettoriale e questo effetto è beta-2 immediato. Angela vi ha già fatto vedere il suo lavoro, l'ho messo qui solo per ricordarvi che le catecolamine, in particolare l'adrenalina attraverso il recettore beta, hanno anche un ruolo inibitorio sulla funzione dei neutrofili, soprattutto quando questi vengono stimolati. Sui neutrofili resting, cioè in condizione di riposo, le catecolamine non fanno praticamente niente, ma quando queste sono stimolate, quindi sono attivate, quando queste cellule sono attivate, l'adrenalina, attraverso, Angela ha dimostrato nel suo lavoro, attraverso principalmente il recettore beta, ha un effetto antinfiammatorio. Quindi un'altra evidenza a proposito di un ruolo inibitorio della risposta infiammatoria in altre cellule del sistema immunitario. Altrettanto, questo è più lungo il titolo che non il risultato che si è visto, l'effetto che hanno visto in questo caso gli autori è sempre nel modello animale, è l'atrio di topo, dove hanno visto che l'effetto delle catecolamine, la stimolazione dei recettori beta con fenoterolo, induce l'attivazione della NADPH ossidasi e se si rimuove il beta agonista c'è una produzione di ROS che viene indotta. Quindi un'altra evidenza a favore di un ruolo di regolatore negativo da parte dei beta 2. Ma questi erano, quest'ultimo almeno e quel primo che vi ho fatto vedere dell'LPS, erano modelli dell'immunità innata. Lo stesso è stato fatto nei linfociti T e come vedete anche in questo caso la stimolazione del recettore beta-adrenergico, qui c'è un elenco di citochine che vengono down regolate e il farmaco utilizzato è il salmeterolo, un altro farmaco che viene ampiamente utilizzato nella terapia dell'asma. In generale la presenza di salmeterolo porta a una riduzione della produzione di tutte le citochine proinfiammatorie prodotte dalle cellule T. Quindi l'effetto di queste sostanze non è solo sull'immunità innata, ma anche sull'immunità acquisita. Il ruolo delle catecolamine a livello del sistema immunitario si estende a diversi livelli. Il lavoro che abbiamo pubblicato da poco insieme a Giorgio Maestroni, che era qui con noi martedì, ha fatto una revisione, diciamo così, della letteratura in cui si è visto che effettivamente i farmaci adrenergici, o meglio, la regolazione dei recettori adrenergici influisce pesantemente sulla regolazione della risposta immunitaria partendo anche dall'emopoiesi. Le cellule immunitarie, l'abbiamo detto l'altro giorno, lo ripeto perché sembra strano, ma è sempre più un dato di fatto e ci sono sempre più evidenze che dimostrano come l'immunocellula
somigli tanto al neurone, perché non solo possiede i recettori, ve l'ho detto l'altro giorno e ve l'hanno ripetuto tutti gli altri colleghi, non solo possiede i recettori per rispondere alle catecolamine, ma possiede tutto l'apparato biosintetico e anche il sistema di trasporto. Questa immagine si vede malissimo, mi dispiace, ma questi sono PBMC umani in cui è dimostrata la presenza del VMAT, il trasportatore delle catecolamine, della dopamina beta-idrossilasi, che trasforma la dopamina in noradrenalina. Quindi, in realtà abbiamo anche altri dati, sia noi ma anche altri hanno prodotto dati in cui ci sono anche gli enzimi del metabolismo, i MAO e il COMT. Quindi l'immunocita somiglia molto da vicino al neurone, anche se sono apparentemente molto lontani tra di loro. Altri esempi a favore di un ruolo di antinfiammatorio da parte delle catecolamine è quello di questo lavoro uscito qualche anno fa, dove si dimostra che la noradrenalina è in grado di modulare l'espressione di HSP72. HSP72 è considerata essere la proteina dello stress a livello delle cellule immunitarie, in particolare nei granulociti. Un'esposizione a un fattore di stress, sia nei granulociti umani ma anche animali, induce un aumento di espressione di questa proteina, la quale a sua volta attiva a cascata tutta una serie di funzioni da parte, tutta una serie di reazioni da parte delle cellule immunitarie, in particolare del granulocita, facilitando quindi l'attivazione da parte dei neutrofili. In questo caso cosa si è visto? Che la noradrenalina aumenta l'espressione di HSP72, ma che entrambi gli antagonisti, quelli alfa e quelli beta, contrastano questo effetto. Quindi l'effetto è sì recettore immediato, ma da qui non sono riusciti a stabilire se è un effetto alfa o beta, anzi piuttosto hanno considerato che l'effetto è sia alfa che beta, anche se sembra maggiormente coinvolto il recettore alfa. Che le catecolamine abbiano un ruolo nell'immunità è abbastanza, come dire, per noi è scontato perché ci lavoriamo da 30 anni, per qualcun altro un po' meno, ma questo è solo un esempio, è un piccolo estratto dalla review che c'era su quella rivista, in cui possiamo vedere come la noradrenalina e l'adrenalina sono in grado di modulare diverse funzioni delle cellule immunitarie, sia nel modello animale che nelle cellule umane. Quando il professor Cosentino ha presentato questa parte della lezione del pomeriggio, ha detto parleremo di drug repositioning. Ho volutamente ignorato la parte che riguarda il sistema nervoso centrale, della possibilità di effetti da parte del sistema nervoso centrale come malattie specifiche del sistema nervoso centrale, perché si è tanto parlato di Parkinson e di sclerosi multipla, quindi non mi sembrava il caso di andare oltre, anche perché il professor Zaffaroni l'altro giorno ha fatto un'ottima rivisitazione di tutti i farmaci, sia vecchi e nuovi, nell'ambito della sclerosi multipla, e tanto è stato detto poi anche sul Parkinson. Ci sono però alcuni, e sappiamo anche tanto di cosa sono capaci di fare i modulatori delle vie adrenergiche, soprattutto quelli che noi definiamo con il termine sostanze d'abuso, sulla condizione del sistema nervoso centrale. Anzi, sappiamo anche cosa fanno tanti farmaci. In fondo i nuovi beta bloccanti li chiamano nuovi e li distinguono dai vecchi proprio per quello che questi non fanno a livello centrale. L'insonnia indotta dai beta bloccanti, l'aggressività, oppure l'alterazione del tono dell'umore che c'è in seguito alla prima somministrazione con agonisti adrenergici nell'asma. Quindi in realtà quando si parla di farmaci ad effetto adrenergico e si pensa agli effetti centrali, in genere questi sono considerati effetti avversi o effetti collaterali. Quindi ho lasciato volutamente da parte queste considerazioni, perché qui si entrerebbe più nell'ambito squisitamente delle patologie del sistema nervoso centrale. Ma non ho potuto evitare, non ho voluto evitare in realtà, il discorso del dolore. Perché una delle prime indicazioni cliniche che ha cambiato l'uso di farmaci ad azione adrenergica è proprio stata la modulazione del dolore, in particolare del dolore neuropatico. Oggi sappiamo che nel dolore neuropatico
oltre ai classici farmaci, in pratica i bloccanti dei canali del sodio, che sono utilizzati come antiepilettici, sono utilizzati e sempre più di frequente anche gli antidepressivi. Ma gli antidepressivi non possiamo considerarli direttamente dei farmaci ad azione adrenergica, perché agiscono un po' più a monte del recettore, dipende da quale recettore parliamo. Quindi quando parliamo di modulazione del dolore, mi sono soffermato un attimo sulla componente specificatamente recettoriale, tralasciando desipramina, amitriptilina ed altre, anche se vi fa vedere qualcosa anche su questo. In questo modello, sempre nel modello animale, è stato visto che, per esempio, possono essere utilizzati farmaci ad azione adrenergica, in particolare che agiscono sul recettore alfa adrenergico, per modulare il dolore indotto chimicamente. Il modello è un modello animale e in questo studio cosa hanno visto? Che gli antagonisti alfa adrenergici possono bloccare il dolore indotto sia nella fase acuta e in alcuni casi anche mantenere un effetto cronicamente, un dolore cronico. Ipotizzando quindi che le catecolamine possano interferire con la modulazione del dolore, non solo come era stato ipotizzato a monte, appunto quando si sono introdotti gli antidepressivi come la desipramina nella modulazione del dolore, dicendo che questi aiutavano le vie endogene del dolore a fare meglio, o meglio antidolorifico, a fare il loro lavoro. In quest'altro lavoro, ancora una volta, compare un altro farmaco antagonista, in questo caso ritorna il propranololo. In questo caso, in questo studio, hanno visto che l'effetto del propranololo come antidolorifico non è immediato dal recettore beta 1, nemmeno dal beta 2, ma sembra essere prevalentemente beta 3. Anche in questo caso, come è stato visto, hanno costruito degli analoghi sintetici che hanno un'affinità recettoriale per i diversi tipi di recettori e sono arrivati a concludere che l'effetto della molecola derivata dal propranololo è mediata dal recettore beta 3 e che quindi l'effetto analgesico di questa molecola è legata al blocco del recettore beta 3. Qui invece rientriamo un po' nel classico. Abbiamo detto che la desipramina si usa ancora e si usa come farmaco analgesico soprattutto nel trattamento del dolore neuropatico. Dopo che è stata introdotta in terapia come farmaco analgesico, in realtà si è detto molto. E soprattutto si è disquisito se è vero che la desipramina potesse avere un effetto analgesico o meno. Questa è stata una prima meta-analisi che ha portato a concludere, diciamo, che l'effetto è non è né sì né no. Cioè che non si può concludere che effettivamente la desipramina possa essere efficace nel dolore neuropatico, o che meglio possa aiutare, diciamo, i classici farmaci analgesici a migliorare il quadro clinico del paziente. Subito dopo questa è uscita questa primavera, in cui si parla di un altro tipo di dolore, un dolore del tratto gastroenterico, e in questo caso dolore tipico, per esempio, conseguente ad ulcero o ad altri insulti del tratto gastroenterico, e in questo caso sono stati comparati due antidepressivi, l'amitriptilina e l'escitalopram, via prevalentemente adrenergica, via serotoninergica. In questo caso cosa hanno stabilito? Sempre in questa meta-analisi hanno stabilito che in base alle risposte ottenute dai pazienti, l'amitriptilina, ma non l'escitalopram, può avere effetti benefici sui pazienti che soffrono di questi disturbi di dolore nel tratto gastroenterico, in particolare quelli legati all'ulcera. Quindi l'amitriptilina in questo caso invece, ha superato la prova dell'esame. C'è un telefono che suona. Come vi dicevo prima, non mi soffermo, cioè non li tratto nemmeno, però vi ricordo che esistono, gli studi che dimostrano come le catecolamine, o meglio, gli effetti di farmaci ad azione adrenergica, possono avere un ruolo sia nella sclerosi multipla, ma anche in altre patologie neurodegenerative, come per esempio il Parkinson, ma molte altre.
perché si è detto abbastanza e non è il caso. La professoressa Businaro vi ha parlato di stress stamattina e vi ha parlato anche della rilevanza della via adrenergica nello stress, perché il principale mediatore dello stress è la noradrenalina e l'adrenalina insieme al cortisolo. Quindi quando c'è uno stress queste vie si attivano e sicuramente c'è una maggiore produzione di questi mediatori. La risposta classica allo stress è quella che conosciamo tutti, che è stata discussa sia da Angela l'altro ieri, ma anche dalla professoressa Businaro oggi. Quindi è ovvio pensare che durante la risposta che si attiva in una condizione di stress acuto, la noradrenalina e l'adrenalina, attraverso gli effetti sui vari organi e tessuti che abbiamo visto, i bronchi, il cuore, il tessuto adiposo, fanno il loro lavoro di aiutarci a scappare dal pericolo o semmai ad affrontarlo e a combattere. Ma vi è stato anche detto che questo va bene in acuto, ma quando lo stress diventa cronico le condizioni cambiano. Infatti, affinché noi possiamo essere capaci di combattere o di fuggire, ci devono essere, come dire, delle pause, ci deve essere lo stress acuto e questo non si deve cronicizzare, perché attraverso gli studi che vi ha fatto vedere la professoressa stamattina, semmai succede il contrario: davanti a uno stress cronico diventiamo poi incapaci di reagire, di far fronte alle necessità. Questo è stato studiato, purtroppo per la contingenza dei tempi, molto bene in quest'ultimo periodo, per esempio nei soldati che vengono, studi fatti soprattutto negli Stati Uniti, di soldati che sono stati esposti a una condizione di stress, come per esempio la guerra in Afghanistan. Cosa hanno visto per esempio in questo studio in cui hanno osservato dei soggetti che tornavano, dei soldati che tornavano dalla guerra, dall'Afghanistan, e li hanno esposti a condizioni di stress differente. Quando questi individui tornavano dalla guerra e hanno misurato i livelli di catecolamine, li hanno trovati variati ma non eccessivamente alti. Hanno mimato le condizioni della guerra, quindi l'esposizione a un fattore, sta arrivando l'aggressione da parte dei soldati nemici piuttosto che il carro armato del nemico, questi erano capaci di attivare tutto il loro sistema di allerta, perfettamente soldati ben addestrati a combattere per neutralizzare il nemico. Gli stessi individui sono stati messi in una condizione differente, sono stati sottoposti a quello che viene definito un combattimento virtuale per lungo tempo, cronicamente, cioè davanti a tipo i videogames in pratica. Non era proprio un videogame, era una cosa un po' più scientifica, fatto con tanto di valutazioni elettrofisiologiche e anche cliniche. Cosa hanno visto? Che davanti a un'esposizione cronica di questo tipo, quindi davanti alla guerra virtuale, continua e ripetuta, la capacità di questi soggetti di attivare il sistema di allerta e di difesa era ridotta. Hanno misurato i livelli di noradrenalina e questi erano completamente differenti. Non c'erano i picchi che ci si aspetta dallo stress acuto, ma non c'era nemmeno il livello basso, era come dire una via di mezzo. Quindi il ruolo delle catecolamine da modulatore, in questo senso positivo, di attivare una risposta che può salvare la vita, c'è se ci sono delle determinate condizioni, altrimenti, come vi ha spiegato bene la professoressa stamattina, il sistema va a farsi benedire, va a pallino. È nota quella che viene detta adesso condizione post-traumatica, un disordine post-traumatico da stress, una condizione assolutamente negativa per l'individuo che si trova a vivere una condizione anormale, diciamo così, del suo vissuto, non è in grado di rispondere positivamente agli stimoli positivi ma nemmeno a quelli negativi, ha una, come dire, un livello, una condizione psicologica abbastanza negativa, tant'è che ricorre all'ausilio medico. Ovviamente il social support di cui ha parlato la professoressa è rilevante ed è fondamentale, ma nell'immediato, per cercare di rimettere, diciamo così, in funzione il soggetto, per essere poi questo capace di accettare anche il social support e tutto il resto, spesso l'apporto farmacologico è necessario. In questo studio hanno visto che
un trattamento che può sembrare, può portare un'utilità da questo punto di vista è il trattamento con ioinvina, antagonista alfa-2, che porta a un ricondizionamento in un certo senso per cui l'individuo dopo il trattamento con ioinvina sta meglio. Questo è uno dei primi dati, non so se dopo ne sono venuti altri, questo è il primo che ho trovato del 2009, in cui hanno dimostrato un ruolo positivo della ioinvina nel trattare questo disturbo. Come lo hanno spiegato? Lo hanno spiegato più o meno con questo grafico che è abbastanza esaustivo, credo. Questa è la condizione di condizionamento, cioè l'esposizione agli stress, okay? A intervalli regolari in maniera che ci sia un condizionamento ma non continuo ed eccessivo. Questa condizione di condizionamento decresce col tempo se non c'è una riesposizione, se invece c'è la riesposizione la condizione ovviamente cambia. Se si inietta ioinvina alla fine della prima fase di condizionamento, vedete nel grafico 3 del giorno 3 cosa succede. Se non c'è stato un trattamento, diciamo così, farmacologico, o comunque in questo caso il trattamento era solo la ioinvina, non c'è il ripristino della condizione di base. Invece la cosiddetta riassestamento c'è in presenza di ioinvina. Come dire che la ioinvina può aiutare a ripristinare, a interrompere quel gap, quella condizione di stimolo continuo che si crea in quelle condizioni. La ioinvina sembra aver avuto nuova vita. All'inizio si pensava che si potesse usare solo sperimentalmente. Oggi qualcuno, oltre ad usarla nello stress post-traumatico, lo usa anche in altri casi. In questo caso, in questo studio, hanno visto per esempio l'effetto della ioinvina comparato col famoso Viagra e si è visto che la ioinvina può essere in grado di migliorare, diciamo così, il desiderio sessuale attraverso dei meccanismi che sono, gli autori qui dicono, prevalentemente collegati alla sua capacità di ristabilire il flusso vascolare in queste zone. Però c'è sempre un però in questo caso, un rovescio della medaglia. Questo è uno studio di due casi fatali per intossicazione da ioinvina. E questi soggetti non avevano assunto la ioinvina come farmaco, ma assunta attraverso un supplemento dietetico e quindi probabilmente anche, boh, chi lo sa, non controllata bene in termini di assunzione. Comunque, fatto sta che il risultato qui non è stato proprio eclatante, forse è meglio rinunciare alla pillola blu, chi lo sa. Ci sono evidenze che le catecolamine possono avere un ruolo anche nel cancro? La risposta più semplice sarebbe sì, perché un eccesso di catecolamine porta a un aumento di stress che di conseguenza è un fattore predisponente al tumore. Quindi catecolamine e tumore potrebbero avere una relazione di questo tipo. Ma possiamo usare i farmaci che abbiamo a disposizione oggi per migliorare questa condizione? Questo studio secondo me è molto bello. Ed è uno studio anche molto ampio, 24.238 pazienti osservati longitudinalmente, pazienti che assumevano propranolol e pazienti che non assumevano propranolol. Non sto a elencarveli tutti, ma se vedete, se andate a guardare gli asterischi, potete vedere che nel gruppo di soggetti che non prendevano propranolol, l'incidenza di tumori della testa e del collo, dell'esofago, dello stomaco e credo, della mammella, erano significativamente maggiori rispetto al gruppo di soggetti che prendevano propranolol. Questi prendevano propranolol per altri motivi, eppure, osservato in longitudinale, si è visto questo risultato. Quindi il propranolol può essere considerato un farmaco anticancro. Il professor Basu, che è qui, ha lavorato moltissimo sul discorso cancro e angiogenesi in particolare.
Lui ha lavorato tantissimo sul discorso dopamina e i suoi lavori, eccellenti lavori, hanno dimostrato come la dopamina possa essere considerata una sostanza antiangiogenica e come la noradrenalina e l'adrenalina invece possono essere considerati proangiogenici. Abbiamo visto prima, però, nei lavori che vi ho fatto vedere prima, anche dati sperimentali, come la noradrenalina e l'adrenalina sono proantiangiogenici a seconda di cosa si va a vedere. In ogni caso, nel tumore è stato dimostrato che la noradrenalina e l'adrenalina, quindi un aumento di queste due catecolamine, abbiano un ruolo di inibizione della risposta immunitaria e quindi favorire la crescita tumorale. Questo però ci può anche far riflettere sul fatto che se c'è una via adrenergica si può agire con farmaci anche per ridurre quel tono quando questo è aumentato. Il professor Basu vi ha descritto ampiamente il discorso dell'uso di farmaci con azione agonista dopaminergica nel modulare la risposta tumorale. Se pensiamo a un eccesso di catecolamine intese come noradrenaline, capiamo anche il lavoro che abbiamo appena visto prima, lo studio epidemiologico sul propranololo. Propranololo è prima di tutto un beta bloccante, quindi un antagonista. È facile quindi pensare che l'uso degli antagonisti adrenergici possa trovare un razionale nella terapia del tumore. E infatti in questo caso, per esempio, qui vi ho messo insieme tre studi diversi, ma in realtà ce ne sono molteplici, i più vecchi sono degli anni 80, se non ricordo male, dove il propranololo è considerato essere, questa è l'ultima e quella sopra, in ordine cronologico, diciamo, di arrivo, oggi è definito essere farmaco di prima linea nel trattamento dell'emangioma infantile. È una condizione abbastanza brutta per i bambini, è un tumore tipicamente dell'età pediatrica e in questo caso fino a qualche anno fa, fino a prima di uno studio epidemiologico che ha preceduto questo qua, che è riassunto nello studio di questi stessi autori che poi hanno fatto lo studio in vitro per capire qual era il meccanismo attraverso cui agisse, vi dicevo, prima di questo studio epidemiologico le uniche possibilità, le uniche strategie terapeutiche erano quelle di usare o i glucocorticoidi, in particolare i corticosteroidi, o il propranololo. Il propranolol era stato il primo farmaco introdotto, poi ovviamente gli effetti collaterali comunque ci sono e sono tipicamente quelli cardiovascolari in primis. Hanno cambiato come dire, nelle indicazioni cliniche, hanno introdotto nel trattamento dell'emangioma infantile i corticosteroidi, ma alla fine si sono dovuti abbandonare per gli effetti avversi negativi, soprattutto sulla crescita dei bambini, a parte sulla questione pressione, sull'immunità, soprattutto avevano effetti importantissimi come immunosoppressori. Oggi il propranololo è ritornato a essere come dire, la linea di trattamento principale nell'emangioma infantile. E cosa hanno concluso questi autori dopo questo studio abbastanza esteso? Che tutto sommato, anche con la presenza di effetti collaterali necessariamente ipotizzabili in quanto viene somministrato per via sistemica, questi effetti collaterali possono essere tenuti sotto controllo meglio rispetto a quello che offrono le altre strategie terapeutiche e quindi il propranololo ha un'utilità nel trattamento dell'emangioma infantile. Hanno un ruolo negli altri tumori, le catecolamine, in particolare i recettori adrenergici. Quando si parla di tumori, sono tantissimi tumori in cui il ruolo delle catecolamine è dimostrato essere presente e qui in questo studio hanno dimostrato il ruolo e la rilevanza del recettore beta 3 nel melanoma. Questo già, diciamo, è chiarificatore, ma secondo me quello che chiarisce meglio il ruolo di questi recettori nel melanoma è questo. Questo qui è l'espressione del recettore beta 3 nel neo, nel melanoma al primo stadio, il melanoma al quarto stadio. Come vedete, nel melanoma al quarto stadio praticamente tutte le cellule tumorali esprimono il beta 3. Nel neo, poco più della metà. Quindi, come per dire, all'aumentare della gravità della patologia, quindi della gravità del tumore, aumenta l'espressione del recettore. E questo a mio parere è anche interessante perché non vuol dire solo un effetto
come dire, della sostanza in quanto tale, le catecolamine lì, ma addirittura un adattamento del tessuto con l'espressione dei recettori che cambia. Quindi i recettori beta 3 sono maggiormente espressi nel melanoma metastatico rispetto al melanoma al primo stadio. La professoressa Ribeiro vi avrebbe fatto sicuramente una lezione molto più estesa rispetto a quello che vi faccio vedere io. Purtroppo, come sapete, ieri non è stata bene, non ha potuto presentare il suo lavoro, ma questo è un pezzo, diciamo, di quello che loro stanno facendo a Porto, dove un'altra evidenza del ruolo dei beta bloccanti, dei bloccanti adrenergici su diverse linee tumorali. In questo studio fatto da Marisa, che è una nostra dottoranda, insieme alla professoressa Ribeiro, hanno dimostrato come i farmaci beta bloccanti hanno un ruolo nel ridurre la proliferazione di diverse linee tumorali, il colon, le linee di colon, ma anche di diversi altri tipi di tumore. Oltre al tumore, le catecolamine hanno, ed era logico ipotizzarla, anche un ruolo importante in molte altre patologie immunomediate. In questo studio, ancora una volta sul modello animale, è stato visto come, per esempio, nel modello di artrite, l'espressione del VMAT, il trasportatore per le catecolamine, è aumentata rispetto all'animale senza artrite. E come la denervazione simpatica aggravi la condizione di artrite sperimentale. Quindi agonisti adrenergici potrebbero essere utilizzati nel trattamento dell'artrite se le catecolamine possono avere un effetto antinfiammatorio, come abbiamo visto con i dati del fenoterolo, oppure quelli, ad esempio, di Angela sui neutrofili, possono agonisti adrenergici anche avere un ruolo in patologie infiammatorie croniche come l'artrite. Un'altra patologia cronica che va di, come dire, un gradino superiore rispetto all'artrite è l'artrite reumatoide. Nell'artrite reumatoide sappiamo che c'è proprio un adattamento, un cambiamento strutturale delle cartilagini che passano da una condizione in cui vediamo una bassa presenza di cellule infiammatorie nella cartilagine, quelle diciamo così fisiologiche, a un aumento della deposizione di tessuto, a un'angiogenesi, a un aumento delle cellule del sistema immunitario che qui vanno e producono tutti quei mediatori classici che noi sappiamo essere responsabili poi del danno indotto dall'artrite reumatoide, dalla patologia nelle articolazioni, TNF-alfa, interleuchina 1-beta, interleuchina 6, tutte quelle che volete. E sicuramente queste citochine hanno un ruolo di tipo pro-infiammatorio che contribuiscono al danno tissutale, al peggiorare del quadro clinico, fino al danno più severo della malattia, che è quella dell'incapacità proprio di muovere le articolazioni. Fino a qualche anno fa gli attori principali erano considerati essere esclusivamente i monociti. Oggi sappiamo, per tutto quello che si sa sui neutrofili, che i neutrofili sono degli attori fondamentali anche nell'artrite reumatoide e che sono in grado di propagare la risposta infiammatoria producendo anche loro in loco tutti questi mediatori dell'infiammazione. Quindi, diciamo così, lavorano in sintonia con i monociti. Nel lavoro del gruppo del professor Straub hanno dimostrato come le catecolamine, in particolare la noradrenalina, potesse avere un effetto negativo, quindi inibitorio, sulla produzione di mediatori specifici prodotti dai neutrofili, HNP1 e 3, prodotti a livello delle cellule, a livello dell'articolazione. E inoltre hanno visto che, ancora una volta, come vi dicevo, la noradrenalina potesse avere un ruolo negativo di inibizione. E come anche qui, rispetto a quello che abbiamo visto nell'artrite, la denervazione nel modello animale peggiorava il quadro dell'artrite. Quindi, ancora una volta, la domanda, gli agonisti adrenergici possono avere ruolo, oltre che nell'artrite, anche nell'artrite reumatoide? Ma qui abbiamo parlato di patologie croniche, di danni che si instaurano cronicamente nell'organismo in seguito a alterazioni funzionali, fisiologiche che avvengono per cause differenti, per i diversi fattori di rischio di cui abbiamo parlato e quant'altro. Ma ci sono anche dei danni acuti.
Un classico danno acuto, che è ben noto ai clinici, in particolare ai terapeuti, è quello del danno indotto da farmaci. Tra questi, il paracetamolo. Sappiamo che l'intossicazione di paracetamolo è una condizione piuttosto grave, che se non si interviene per tempo, non è che ci siano molte alternative, o si trova un fegato da dargli al paziente, oppure il paziente non sopravvive più di qualche giorno. Ad oggi il trattamento dell'elezione nell'intossicazione da paracetamolo è l'N-acetilcisteina, per quello che fa sullo stress ossidativo, su tutto quello che il paracetamolo fa. Ma l'N-acetilcisteina, appena si smette di dare, finisce anche l'effetto. Quindi è un problema. O l'intossicazione è limitata, diciamo così, a una porzione dell'organo, o se è piuttosto estesa, non è che ci sia un granché da fare. In questo studio hanno visto che l'isoproterenolo è in grado di revertire il danno epatico indotto da paracetamolo. Eccolo qua, questa è la condizione di conto cellulare che può diminuire quando si va incontro al danno d'organo col paracetamolo, come questo aumenta in presenza di isoproterenolo e come sia bloccata, anche se qui, come dire, la significatività lascia un po' a desiderare, però gli autori concludono che beta mediato, quindi ci dobbiamo fidare, non abbiamo in mano i numeri, loro dicono che questo effetto è significativo e che questo effetto è bloccato dal propranololo. Quindi l'isoproterenolo, probabilmente a questo punto attraverso i recettori beta, potrebbe revertire il danno indotto da paracetamolo, e soprattutto la cosa che ha entusiasmato gli autori è che questo è bastata una somministrazione di isoproterenolo per mantenere, diciamo così, l'effetto nel tempo. Le catecolamine vengono secrete insieme a dei fattori che sono stati imputati avere un ruolo anche importante negli effetti che poi osserviamo delle catecolamine stesse. La cromogranina avrebbe un effetto antiangiogenico a condizione che la sua struttura rimanga integra, soprattutto che venga clivata nella sua forma attiva, che è quella di subire un taglio dalla parte di una via enzimatica. Quindi, come a dire, non lavorano da solo, ma lavorano insieme a qualcos'altro. E un altro studio che dimostra come le catecolamine possono ancora avere un effetto di ridurre il danno indotto da il danno ossigeno indotto, a livello della retina. Anche in questo caso l'effetto sarebbe mediato dai recettori adrenergici, e qui sarebbero coinvolti i recettori sia di tipo beta 1 che beta 2. Questo non è direttamente correlato al topic sul ruolo di farmaci adrenergici come repurposing drug, però è stato detto molto oggi sul ruolo delle catecolamine, su come queste siano importanti nella regolazione della risposta immunitaria e come determinate patologie abbiano un'incidenza diversa nelle diverse condizioni di vita. Ad esempio, le patologie di cui abbiamo parlato, in particolare l'aterosclerosi e il tumore, è noto abbiano un'incidenza molto maggiore con l'aumentare dell'età. Non parliamo di vecchiaia, per carità, parliamo di senescenza, e come invece, per esempio, il tumore abbia una frequenza molto bassa nei bambini, per fortuna diremmo, almeno in condizioni normali, se togliamo i famosi fattori ambientali, gli inquinanti e così via. Quindi, cos'è che collega questa diversa incidenza di queste patologie con le catecolamine? Ci può essere un nesso, diciamo così, tra catecolamine, immunosenescenza e aumentata incidenza di certe patologie? Questo lavoro, che è uscito qualche anno fa, ormai 15 anni fa, ha portato in evidenza, in realtà noi potremmo dire ha scoperto l'acqua calda, perché quando io ho fatto la mia tesi, quando sono entrata in specialità, ho iniziato a occuparmi di catecolamine e ai tempi perché sono stati i primi a dimostrare, per esempio, l'innervazione simpatica degli organi linfoidi, e hanno ipotizzato
appunto la presenza e il ruolo importante delle catecolamine nella regolazione della funzione immunitaria. Allora non si parlava di neuroimmunologia, era un termine che forse poteva essere troppo futuristico. Dagli anni, dalla fine degli anni 70 in poi le cose sono cambiate, man mano si è dimostrato che appunto gli organi linfoidi, ora ci sono le dimostrazioni, come dire, potete vederle da un punto di vista immunistochimico come volete, ci sono tutte le evidenze che corroborano questa ipotesi, cioè che il sistema immunitario, gli organi linfatici hanno una relazione stretta e diretta con il sistema simpatico. E questo è stato un lavoro che ha dimostrato come appunto l'età, il progredire dell'età riduca la produzione di ormoni in generale e anche di catecolamine, come l'esercizio fisico possa incrementare invece i livelli di queste catecolamine. Vi ricordate quando la professoressa stamattina vi ha parlato dei diversi fattori di rischio che possano peggiorare una condizione di stress e farlo diventare cronico? C'è anche la vita sedentaria. Ecco, questa è una delle prime evidenze indirette di questo fattore. Negli anni è stato coniato il termine di immunosenescenza, a intendere un declino fisiologico prima degli organi linfoidi. Il primo che è stato dimostrato ad andare incontro al fenomeno di immunosenescenza è il timo. La massa del timo decresce con l'età. In generale oggi sappiamo che il sistema immunitario raggiunge il suo apice più o meno intorno al 20°-25° anno di età come funzionamento, man mano inizia a declinare e dal 40° anno di età, triste per molti di noi, me compresa, si può parlare di immunosenescenza già attiva. Quindi io da un punto di vista immunitario sono vecchia, voi ancora no, però è così. Cosa porta questa immunosenescenza, questa vecchiaia del sistema immunitario? C'è lì, in blu vedete ciò che è buono, quando il sistema immunitario funziona bene, in verde quando il sistema immunitario è invecchiato. A livello della pelle ci sono dei problemi, per cui c'è una incapacità, una ridotta capacità per esempio di riparare le ferite. Credo che sia l'esempio più classico: quando un bimbo si fa male, nel giro di un giorno il graffio è passato, se si fa male uno della mia età il graffio dura qualche giorno in più. A livello epatico, a livello del tessuto adiposo, la diversa deposizione del tessuto adiposo, ve l'ha fatto vedere bene la professoressa Businaro stamattina, e come questa alterata distribuzione del tessuto adiposo possa portare ad alterazione del metabolismo. La sindrome metabolica è il classico esempio. A livello vascolare, l'aterosclerosi di cui si parlava prima, quando abbiamo detto di fattori di rischio, abbiamo detto che non solo l'infiammazione, ma anche l'età è un fattore di rischio. Quindi infiammazione e età sono disgiunte? A questo punto no, non sono disgiunte. L'infiammazione è dovuta all'alterazione di tutto questo sistema che va di pari passo con l'età. Quindi se c'è un'aterosclerosi, obbligata, dovuta all'invecchiamento dei vasi, c'è un'altra aterosclerosi che è forzata dall'invecchiamento del sistema immunitario. Ovviamente questo si ripercuote in patologie ancora più classiche come i tumori. Questo studio, fatto sempre sul modello animale, per esempio hanno visto come il contenuto di noradrenalina decresce con il crescere dell'età dei topi. Questa è un'altra immagine presa dal lavoro sempre del gruppo di Felten, i Felteni nuovi, quelli che sono arrivati dopo, dove si può vedere l'innervazione della milza, l'innervazione da parte delle fibre simpatiche. Penso che questa non abbia bisogno di essere spiegata, a parte dire che quella che vedete a sinistra è la milza di un topo molto giovane, quella che vedete a destra è la milza di un topo vecchio. Come vedete la presenza, non c'è bisogno di avere una conta microscopica, si vede chiaramente la ridotta presenza di fibre simpatiche. Ma si può contrastare questo? Nel modello animale sembrerebbe di sì. Se andiamo a misurare la concentrazione di noradrenalina nel topo giovane è questa, nel topo vecchio è questa. La presenza di un inibitore del metabolismo delle monoammine in parte reverte
sicuramente non la porta alla condizione del topo giovane, ma in parte reverte questa condizione. Ma d'altra parte è normale. Se andiamo a misurare la noradrenalina e aggiungiamo un inibitore del metabolismo, ci aspettiamo un aumento di questa monoammina. Quella che forse non era così evidente, invece, che questo si riflette immediatamente a livello di produzione di mediatori coinvolti nella risposta immunitaria. Qui sono andati a misurare la produzione di L2 e non vi sto ovviamente a ripetere che cos'è l'L2 e quanto questa sia importante, e come appunto la presenza di deprenil aumenti la produzione di L2 nonostante il topino abbia una certa età. Sono andati oltre e hanno dimostrato come la timopoiesi sia direttamente, inversamente correlata alla vecchiaia. Più si invecchia e meno il timo è efficiente. E ovviamente, ancora una volta, parallelamente la presenza di catecolamine. Con quest'ultimo studio, in cui sono andati a misurare la capacità chemotrattante dei neutrofili, cioè la capacità dei neutrofili di migrare nel tessuto infetto, infiammato, quale che sia la causa che li richiama, come questa decresca con l'età, topi di 12 settimane, 22 settimane, 48, 72, e come questa possa essere revertita dall'aggiunta di noradrenalina. Quindi, con questo spero di avervi dato alcune informazioni su quello che può essere l'armamentario che potreste avere a disposizione come farmaci adrenergici e come bisogna, come dire, imparare ad aprire la mente rispetto alle capacità di utilizzare in maniera sempre più adatta, diciamo così, i farmaci in funzione di quello che è lo scopo che si vuole ottenere. Come diciamo sempre, i farmaci hanno sempre il rovescio della medaglia. C'è un aspetto positivo, ma c'è anche quello negativo. Forse ogni tanto bisognerebbe imparare a soffermarsi un po' di più sugli aspetti anche positivi e quelli meno usuali. Grazie.